Cosa succede in città? Numero 5. Mamma mia, che casino che ha fatto il numero 4. Sono finito su tutti i media con la notizia: Red Ronnie sostiene che degli UFO vigilano accanto ai bombardieri per evitare esplosioni nucleari. Non l'ho detto io, è un servizio della televisione. Io faccio vedere cose che ci sono. L'immagine di un radar. Addirittura mi hanno deriso a tal punto che sono entrato in tendenza su Twitter. Comunque di questo ne ho parlato con Marina Tonini, che è una contattista, che è stata a sua volta contattata, ma tutte le televisioni l'hanno intervistata, da degli alieni. Ecco l'intervista che le ho fatta in diretta per We Have Dream. Questo qui è Dago Spia e Rolling Stones, ecco, dove dicono l'ultimo di Red Ronnie: gli UFO scortano i bombardieri USA. Ecco, cioè ci sono dei video, Marina, che fanno vedere i bombardieri. C'è anche uno che scrive: Ucraina preso con gli UFO. Perché li scorterebbero, Marina? Ma non è la prima volta che bloccano delle situazioni in cui ci sono coinvolti del nucleare. In realtà loro monitorano, perché ovviamente il nucleare non è permesso, e loro l'hanno sempre detto anche attraverso i contattisti più conosciuti, come Genio Siragusa, per esempio, no? E quando fosse arrivato il momento, che non si sa, però magari avrebbero schiacciato il famoso bottone rosso, allora a quel punto loro sarebbero intervenuti. E nel frattempo hanno bloccato più di una volta aeroporti dove stavano facendo, come dire, dei trasporti non eccezionali, diciamo così, no? Quindi loro sono molto attenti a questo tipo di situazione, perché sono coscienti del fatto che se dovesse iniziare una guerra nucleare, poi insomma loro intervengono assolutamente, ma non tanto, sai, per l'essere umano che, diciamo, che ha fallito tra virgolette, ma per il fatto che la Terra non può essere compromessa, perché è importante come a livello geofisico, proprio anche a livello della nostra galassia. Loro sono assolutamente sempre presenti per questo motivo, perché siamo degli scellerati. Lo so che siamo degli scellerati, ma gli UFO esistono. Andrea Mingardi tanti anni fa ne ha visto uno e ci ha fatto una canzone. Io ho visto un marziano. Ho visto un marziano. E dove l'ha visto? Vicino a San Giovanni in Persiceto, a Vzegna San Zvan. In mezzo alla campagna, Taisa San Zvan. In mezzo alla campagna, Taisa San Zvan. Crozza non solo imita me, ma si è ispirato a questa canzone per nominare San Giovanni in Persiceto come paese per i miei viaggi astrali. E fa l'angelo una dimensione vicino a San Giovanni in Persiceto astrale. A di là di tutto questo, è inevitabile che c'è il dramma di una guerra. Una guerra che fu descritta molto bene da Lucio Dalla nella sua canzone preferita, Enna, e che quando veniva da me amava farla ascoltare al buio. Adesso basta sangue, ma non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà. Invece tu, invece fumi, con grande tranquillità. Così sta a me che devo parlare, fidarmi di te. C'è un'altra canzone che vorrei far sentire. Il testo lo scrisse Herbert Pagani e la cantò Antoine alla fine degli anni 60. Parlava della situazione di un dopobomba. La paura c'era già. Cade qualche fiocco di neve su millenni di civiltà. A che son serviti libri e chiese se il mondo è morto di malvagità? A che sono serviti i libri e chiese se il mondo è morto di malvagità? Se lo chiede anche Edoardo Bennato, immerso in un mondo pieno di libri e di cultura. Quando si arriva in un posto come questo, in cui sono esposti tanti, tanti libri, tutto il sapere umano, o gran parte del sapere umano, cioè, viene spontaneo da chiedersi: ma com'è possibile che tutto quello che c'è scritto in questi libri, l'esperienza di 1500 e più anni, non ci possa essere utile per decifrare, interpretare, capire quelli che sono i meccanismi che regolano i rapporti tra i vari componenti della famiglia umana sul pianeta? Tutto quello che c'è scritto in questi libri
non si rivela utile e propositivo. È strano. Edoardo non mi ha mandato soltanto questo video, ma anche un pezzettino di Uffa Uffa che fece nel 1980, una delle tante canzoni che ha fatto contro la guerra. Uffa, uffa, ma che scocciatura! Questa guerra non mi piace, non la voglio fare. E mi importa del petrolio, sarà un file normale. Questa volta le crociate, non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. Cosa succede in città però finisce sempre in maniera leggera, divertente. C'è un video diventato virale, me l'hanno già mandato in tantissimi, dove una ragazza, Giustina Kvasniewicz, analizza la situazione così. Gli italiani è un popolo meraviglioso, sicuramente hanno un posto speciale nel paradiso. Adesso vi spiego il perché. Ho visto, ovviamente, non si parla di altro, ovviamente l'ultima news, Russia-Ucraina. Italiani cosa fanno? Non solo adesso aiutano tutti i profughi che arrivano dall'Africa, eccetera, ma adesso vanno addirittura a protestare per dare una mano, un sostegno ai poveri ucraini. Cioè, sono 2 anni che vi hanno rovinato l'economia, cioè ve l'hanno proprio rovinata, vi hanno rovinato la salute, vi stanno dimezzando, fra un po' vi ripuliranno pure i conti correnti, vi hanno immuserruolato, vi hanno tolto qualsiasi diritto e voi andate a protestare per gli ucraini. Meraviglioso. Altruisti fino alla fine, altruisti nel sangue. Io direi a questo punto, Draghetto, tu vai avanti con il progetto, parti pure con ripulire i conti, tanto loro sono lì tutti a impegnare, disinfettati, a manifestare. Ma cosa manifestate? Ma non vedete che è tutto un diversivo? Non vedete che è tutto fatto apposta? È tutto fatto apposta perché ormai dopo 2 anni di tutta questa storia che non se ne può più, la gente inizia a arrabbiarsi, la gente inizia a perdere pazienza, ecco che hanno trovato uno dove potete sfogare le vostre rabbie, che anche lui è un attore, non è altro che un attore, però nel frattempo tutti le luci si spostano da una situazione, dal problema vero, si spostano adesso a questa cosa che secondo me è tutta una scena. Un ultimo consiglio alle casalinghe italiane: non ospitate le profughe ucraine, perché altrimenti la guerra in Ucraina sarà l'ultimo dei vostri problemi. Chiaramente questo video ha scatenato i leoni da tastiera, o ancora meglio le leonesse da tastiera, e Giustina ha risposto così. Questo è un video, è un ABC di come hateare propriamente la fruttariana ribelle. Ho visto che il mio video su Ucraina sta avendo successo e quindi sto ricevendo un sacco di messaggi privati, alcuni super positivi, alcuni ragazzi, ragazze arrabbiate, le ucraine arrabbiate con me. Allora, vi dico, se qualsiasi persona vuole commentare, adesso io ho aperto i commenti a tutti, cioè qualsiasi, chiunque può commentare sotto i miei video di Facebook, ok? Libertà, fate quello che volete, scrivete quello che volete. Poi un'altra cosa ancora, rispondo a qualche ragazza che mi ha scritto delle cose. Non sono stata abbandonata da un uomo per un'altra ucraina, no, perché io vivo nel mondo di abbondanza, non credo che dobbiamo sbranarci fra di noi ragazze per avere un italiano, perché ce ne sono tantissimi, anche perché le italiane sono tutte lì a aiutare gli africani, i profughi, quindi è tutto, è abbondanza. Anzi, le mie serate migliori le ho passate proprio con le ragazze ucraine, condividendo, quindi assolutamente abbondanza, non ho questi problemi qua, non bisogna sbranarsi per un uomo. E un'altra cosa, non odio popolo ucraino, anzi, mio babbo, che è polacco, però una volta era comunque territorio ucraino, erano polacchi vissuti lì, quindi cioè più o meno sangue lo stesso. Devo dire però che il video che gira con più frequenza sul web è quello che vede il presidente dell'Ucraina, Zelensky, che balla e canta
In un quartetto con tacchi a spillo, lui è quello indicato dalla freccia, ed è in primo piano un fermo immagine questo, ecco un pezzettino di questo balletto del presidente dell'Ucraina, Zelensky. Cosa succede in città? Spesso termina con una barzelletta. Oggi purtroppo la barzelletta la fanno le testate giornalistiche e gli inviati. C'è una foto, è diventata l'emblema di questo conflitto russo-ucraino. Questa signora, Olena Curlio, si dice che sia un'insegnante di Churgev nella regione di Cardiff. Ecco, questa foto addirittura l'hanno usata anche per delle petizioni oltre alle prime pagine dei giornali. Beh, è un piccolo problema. La signora e il palazzo sono gli stessi coinvolti in un'esplosione causata da una fuga di gas risalente al 2018. Silver Nervuti, io lo amo alla follia, perché? Perché lui fa dei video esilaranti quanto accurati. Bene, lui ha messo insieme tutte queste fake news e io lo ringrazio per la barzelletta finale di questo Cosa succede in città, perché è il video che ha fatto lui. Non mi pronuncio sul conflitto e sulle ragioni, perché per farlo dovrei informarmi da quei media che dicono di essere sul posto e che dovrebbero raccontarmi la verità. Però com'è che nemmeno un giorno di guerra e già abbiamo visto immagini di un videogioco di guerra spacciate per immagini in diretta dagli eventi? Giornalista con elmetto e giubbetto antiproiettile con dietro persone che si fanno i fatti loro e una nonnina che va tranquillamente a fare la spesa, magari nella borsa delle mine antiuomo. Giornalista con elmetto con dietro la gente in fila tranquilla. Altra giornalista con elmetto e con dietro la gente in fila tranquilla. Giornalista con elmetto con dietro il turista che fa le foto. Squadra aerea spacciata come attuale. Impressionanti le immagini dei MiG-35 e Sukhoi-57 che sorvolano indisturbati le città ucraine. Informazioni compatte come in una parata militare. Che infatti è esattamente una parata militare del 2020. Fake news di combattimenti fasulli, esplosione in Cina del 2015 passata come bombardamento notturno della Russia, video di militari che bruciano plastica per creare finte colonne di fumo, video di militari tra la gente con fotografi al seguito in mezzo alla folla che li ignora e continua a farsi i fatti propri, giornalisti che intervistano chi parte in pullman da Roma per andare in Ucraina, nonostante che ci sarebbe una guerra, con assembramento di microfoni per intervistare persone senza mascherina. Poi la solita giornalista con elmetto e giubbetto anti qualcosa. Siamo venuti alla stazione dell'autobus per vedere com'è qui la situazione. Ci sono moltissime persone che ci hanno... Ci sono moltissime persone. Come potete vedere, queste sono le moltissime persone. E poi un bel collegamento in diretta con la gente dietro tranquilla in fila al bancomat, mentre per l'inviato stanno bombardando. Nicola, scusa, devo mettermi un attimo a riparo perché stanno bombardando. Andrei. E va a ripararsi in un inutile angolo a cielo aperto. Ok, stay here. Ok, hanno ripreso i bombardamenti in questo momento, ma è tutto sotto controllo. Solo che è meglio stare un po' al riparo, ecco. È meglio stare un po' al riparo. Mentre invece l'operatore che lo riprende, stay here, puoi stare lì tranquillo. Dai, venitemi a dire che sono io che non ho rispetto per gli eventi, mentre voi credete a ciarlatani come questi. O come quelli che davanti insultano chi non obbedisce al vile affarista e poi, fuori onda, mentre si parla di questi eventi e di cittadini in pericolo di vita, se ne escono così. Di migliaia di persone che si sono integrate nel nostro paese, che sono in questo momento tutte in una condizione terribile di... Ucraine, cameriere, badanti, amanti, capito? E poi immagini fake, una dietro l'altra, con le storie più disparate, pur di portare a casa un servizio da dare in pasto al gregge che senza farsi domande dirà: l'hanno detto al telegiornale?
Le notizie sono una cosa seria. Perché le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Fidati dei professionisti dell'informazione. Scegli gli editori responsabili. Scegli gli editori responsabili. Scegli la serietà. 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 Scegli la serietà.